I vostri soldi è presentato da Banca Stato e da Helvetia, la sua assicurazione svizzera. Una cordiale buonasera a tutti voi, bentrovati ai vostri soldi. Manca davvero poco al Natale, ma occhio alle candele dell'avvento, alle luminarie, perché a volte possono causare, soprattutto in questo periodo, dei problemi, delle brutte sorprese. Seguiamo insieme questa breve scheda e poi approfondiamo. Secondo l'Ufficio Prevenzione Infortuni, durante il periodo dell'Avvento e delle feste natalizie, gli incendi domestici si verificano con una frequenza di circa 5 volte superiore al solito. In occasione delle festività natalizie, infatti, le statistiche dei sinistri registrano fino a 70 incendi domestici a settimana. Incendi che spesso sono innescati dalle candele, in particolare quelle che decorano le corone dell'Avvento e anche degli alberi di Natale. Come prevenire dunque questi rischi e vivere serenamente la magia del Natale? Parola all'esperto. L'esperto ve lo presento subito, si tratta di Leonardo Ruiz, ricordo, consulente alla clientela Helvetia Assicurazioni Bellinzona, benvenuto. Grazie, buonasera. Leonardo, abbiamo detto, lo sappiamo, le candele creano un'atmosfera bellissima, però a cosa bisogna stare attenti? Bisogna stare attenti soprattutto a posizionarle in basi stabili, non infiammabili, e magari non lasciarle incustodite. Allora, anche le corone appunto dell'Avvento, l'albero di Natale, insomma, fanno parte poi delle nostre tradizioni, rinunciarvi è impossibile. Diamo dei consigli un po' più pratici a chi ci segue da casa. Cosa fare per evitare di dover rinunciare a queste cose? Allora, il consiglio che posso dare è quello magari di lasciare le candele lontane dagli alberi o dai rami, soprattutto perché se sono secchi possono prendere fuoco molto facilmente. Sempre non lasciarle incustodite, quindi tenerle sempre sott'occhio, e abbiamo anche la fortuna che al giorno d'oggi possiamo anche fare affidamento su delle soluzioni LED, così da evitare tutti i pericoli. Insomma, evitiamo le fiamme, esatto, no? Che già assolutamente. Senti, però, se scoppiasse malauguratamente un incendio, appunto, causato proprio per esempio dalla corona dell'Avvento, ecco, qual è il modo migliore per reagire? Allora, bisognerebbe mantenere la calma, anche se non sempre facile. Agire tempestivamente, cioè allertare i vigili del fuoco chiamando il 118, salvare persone o animali, avvisare coinquilini e vicini di casa e riuscire a chiudere magari le porte e le finestre, perché più ossigeno può alimentare il fuoco. Allora, diciamo che ci sono anche i dispositivi elettrici, no? Sempre più, prima lo stavi accennando, per esempio le luci LED, ma anche per esempio la ciabatta elettrica dove attacchi le varie luci, ecco. Qui ci sono rischi anche da questo punto di vista di eventuali, non so, cortocircuiti, incendi? Allora, la cosa ideale in questo caso sarebbe di controllare l'integrità di tutti i dispositivi, cercare di acquistare solo dispositivi certificati, immagino, no? E guardarne bene l'ambientazione, in senso se è un dispositivo da interno oppure da esterno. Ok. Allora, facciamo un altro esempio adesso legato alla cucina. Okay. Prepariamo il cenone, tanti faranno anche le fondue e anche quella bourguignon, quindi usando l'olio. Okay. Ecco, sembra una cosa, ma ci sono rischi anche lì. Magari diamo qualche consiglio per evitare anche qui brutte sorprese. Ok. Chiaramente con la fondue bourguignon, per esempio, va usato l'olio bollente, e in caso di incendio l'unica cosa da non fare sarebbe cercare di spegnere con l'acqua, perché si rischia solo di alimentare la fiamma. Ok. Ovviamente poi bisogna controllare bene che tutte che la piastra sia spenta, che il forno sia spento e cercare di magari togliere le padelle dal piano cottura. Insomma, un occhio in più e un'attenzione in più, soprattutto in questi periodi dove c'è molta gente, no? Normalmente nelle nostre case. Allora, prevenire tutto è davvero impossibile, questo è chiaro, ma se dovesse scoppiare, ahimè, un incendio in una casa, in un appartamento, e si subiscono dei danni, chi paga in questo caso? Allora, noi abitiamo in un cantone dove è obbligatoria la copertura, l'assicurazione stabili, e quindi tutti gli stabili sono assicurati anche contro l'incendio. Potrebbe darsi in caso che l'incendio parta da casa dalla casa di un inquilino, che sia un cortocircuito, che risponde alla sua RC privata, in caso che non ci sia una negligenza grave, altrimenti l'assicurazione può rifiutarsi di pagare.
Mentre per la mobilia domestica, cioè per esempio i mobili e i vestiti, in quel caso appunto risponde la copertura mobilia domestica. Grazie mille Leonardo Ruiz per essere venuto a trovarci. Se sull'argomento avete domande, la mail la conoscete, i vostri soldi, chiocciolateleticino.ch. Questa era l'ultima puntata di quest'anno. Io vi auguro buone feste e con i vostri soldi e con tanti consigli su come gestire al meglio il nostro denaro, vi aspetto a gennaio. Arrivederci e una buona serata. I vostri soldi è stato presentato da Banca Stato e da Elvezia, la sua assicurazione svizzera.